a fare il punto della situazione, del percorso, cioè 35 anni dell'azienda. No, assolutamente, è stata una giornata bellissima, poter aver avuto l'onore di avere qui a Gaeta quasi 200 persone tutte altamente qualificate del mondo della logistica, committenti dei vari settori in cui operiamo e alte cariche del mondo appunto logistico portuale. È stato sicuramente un onore, un segno di stima per questi 35 anni, anche di interesse per la portualità di Roma e dell'Asia, appunto Civita Vecchia Gaeta. Quindi sicuramente una bella giornata, insomma segniamo il punto su questi primi 35 anni. Aspetta, dici una cosa. Sì, assolutamente, a Gaeta sono stati appena completati investimenti dall'autorità portuale per quasi 100 milioni di euro per completare aree di stoccaggio, banchine e dragaggi. Quindi abbiamo intenzione di continuare ad investire sia a Civitavecchia sia a Gaeta per appunto rendere gli scali dove operiamo sempre più efficienti, con un terminal multipurpose dedicato a merci varie e quindi abbiamo in piano degli investimenti per 35 milioni di euro, ma abbiamo già manifestato in maniera concreta il loro interesse alla tutela virtuale. Dottor Di Sarno, quando un privato propone delle iniziative, questa è la versione del presidente Pino Musolino, la politica deve accelerare la propria fase operativa. E secondo Musolino, questo impegno di oggi, questo appuntamento di oggi per la tua portuale è un momento di pungolo, di stimolo. Assolutamente sì, il presidente Musolino che ha festeggiato i 9 mesi. È un giorno qui con noi, e ha dato sicuramente un cambio di passo all'ente in questi primi 9 mesi, e siamo sicuri che quello che abbiamo condiviso anche oggi sarà insomma portato avanti nei prossimi mesi, nei prossimi 7 anni, in quanto le aziende come hanno bisogno di risposte rapide, certe, e di l'ente insomma per dialogare in maniera celere sicuramente. Però il presidente Musolino ha detto la politica intervenga, un privato ci sta lanciando una richiesta di aiuto che riguarda l'aspetto infrastrutturale, un problema che lei, la sua famiglia, la sua azienda vivono ogni giorno. A questo sicuramente sì, ovviamente qui in Camera Caritatis tutti i clienti abbiamo evitato di segnalare che la nostra puntualità con la piccola gabrietà, il famoso collegamento con la postrada per Cassino, lo scavallamento di corda, questa è una cosa assolutamente per la dimensione che la città di Gaeta ha assunto dal punto di vista sia turistico sia commerciale, è assolutamente indispensabile da prendere in mano. Ci dica qualcosa, che cosa oggi le hanno detto i suoi ospiti, che lei ha ringraziato pubblicamente, ospiti prestigiosi, Assologistica, Unindustria, soprattutto cosa dicono di questo hub che non è secondo a Civitavecchia, molto di più probabilmente? C'è tanto entusiasmo, c'è sicuramente insomma la sorpresa di scoprire qualcosa di sconosciuto che non è proprio sulle mappe ascellari, come ha detto Musolino, Genova, Ravenna, Venezia, ma comunque la portualità di tutto rispetto sia a Civitavecchia, sui passeggeri e sui ro-ro, sia Gaeta per le merci, evocata principalmente al tessuto industriale che abbiamo, come ha detto anche il presidente Bartolomeo, siamo al porto del sud del Lazio, siamo al porto insomma di un tessuto industriale che ha bisogno di un gate verso il mondo. 35 anni importanti, c'è stato un momento in cui lei, la sua famiglia, la sua azienda hanno detto ma chi ce l'ha fatto fare? Guardi, lo diciamo tutti i giorni, e poi tutti i giorni con forza ci guardiamo allo specchio, e ma per rispetto delle 105 famiglie che lavorano con noi e degli ideali che abbiamo, siamo convinti sempre di andare avanti con passione e con entusiasmo. Auguri. Grazie mille.